Bentornati su Arte da 1005, io sono Fabi. Oggi voglio condividere con voi una tecnica di pittura acrilica molto semplice da mettere in pratica, adatta a chi non è esperto e vuole imparare a dipingere il bosco. Questa tecnica vi darà la possibilità di imparare a gestire lo spazio e a rendere l'effetto della profondità. La mia tavolozza è composta da un giallo primario, un ocra e il bianco. Utilizzate pennelli di diversa misura, piatti e a punta tonda e scegliete il supporto che più preferite, ma di misure contenute, mi raccomando. Il mio consiglio è quello di scegliere un soggetto da rappresentare molto semplice, con pochi elementi. Allora, voglio immortalare questo bosco, diciamo, in una bellissima giornata di sole, quindi sicuramente ricorrerò a colori, di sfondo molto molto chiari, luminosi appunto. Vado a miscelare quindi il giallo con il bianco e aggiungo alla tavolozza anche un pochino di grigio che mi tornerà utile tra poco. Quindi do una prima stesura di colore di fondo. E quindi vado ad abbozzare il cielo. Allora, non ho scelto di ispirarmi ad un'immagine particolare, ad una foto, proprio per evitare problemi di copyright. E questo è il motivo per il quale ho fatto uno schizzo preparatorio con la grafite. Una volta ottenuta una mescolanza con il giallo e il bianco, vado a stendere il colore ricoprendo gran parte della superficie e lo faccio con un pennello a punta piatta grande. Allora, vado a schiarire la parte in alto a destra, mettendo un po' più di bianco, e poi vado ad aggiungere un pochino di grigio invece nella parte centrale sinistra. Allora, rimango sulle tonalità di colore giallognolo, leggermente più ocra, per poter andare a dipingere gli alberi più in lontananza. Dunque, più chiari sicuramente saranno gli alberi più lontani, quelli proprio lontani dall'occhio dell'osservatore. Mentre scelgo per gli alberi, diciamo che stanno un po' più in una zona centrale, quindi poco più vicini all'occhio dell'osservatore, ma non completamente in primo piano, scelgo
un colore ocra. Man mano che praticamente gli alberi sono posti in primo piano, assumeranno un colore più forte, una tonalità più decisa e più vibrante. Questa scelta è importante affinché si possa, attraverso le diverse tonalità, dare un senso di profondità. Per poter dipingere gli alberi più lontani, vedete come ricorro ad una stesura di colore molto omogenea. Non ci sono dei passaggi di chiaroscuro, assolutissimamente no. Perché? Perché diciamo, negli oggetti posti in lontananza non riusciamo a cogliere i particolari, non riusciamo a coglierne i dettagli. Gli alberi più lontani quindi si perdono nella luce. Non a caso, infatti, ho scelto per poterli dipingere un colore poco più scuro rispetto a quello utilizzato per dare lo sfondo. Gli alberi posti ad una distanza intermedia, quindi, li dipingo con un colore più scuro, più acceso. Ho scelto infatti non a caso un ocra. E qui c'è anche una differenza rispetto a quelli dipinti più in lontananza che vanno proprio a perdersi nello sfondo. E la differenza sostanziale sta nel fatto che c'è un vero e proprio passaggio di tono, quindi vado a ricreare una sorta di chiaroscuro, quindi la stesura di colore è meno omogenea. Dipingere il fogliame degli alberi, la scelta ricade sulle stesse tonalità adottate per questi, quindi un colore di un giallo più chiaro per il fogliame degli alberi più lontani e un colore più ocra per quello degli alberi posti ad una distanza intermedia. Dico intermedia proprio perché andrò anche a dipingere degli alberi in primo piano, ovviamente. Allora, inizialmente ho utilizzato un pennello molto piccolo, un numero 2, quindi con una punta sottile. Adesso invece cambio e vado ad utilizzare un pennello a punta piatta dalle setole corte e lo vado a spettinare. Tampono il colore per poter andare a ricreare appunto questo effetto abbastanza realistico.
Allora, cambio pennello, prendo un pennello con la punta sottile e vado ad abbozzare qua e là i rami. Ed ora arricchisco la mia tavolozza con due colori, un marrone e un nero. Questi vengono utilizzati per poter dipingere l'albero più in primo piano, ecco, l'albero diciamo protagonista di questa composizione. Guardate come la scelta ricade quindi su un colore molto più forte e vibrante. Ed essendo in primo piano, ovviamente ho la possibilità di poter dipingere anche più dettagli. Quindi non solo il colore assume una sembianza più realistica, non molto, anche perché quello che io sto dipingendo, diciamo, è un bosco piuttosto fiabesco, ha poco di realistico, diciamo, però. Comunque sia, la regola vuole che quando un oggetto è posto più vicino all'occhio di chi osserva, sicuramente questo ne sa catturare anche maggiormente i dettagli, sia nella forma che nel colore. Quindi c'è un vero e proprio passaggio di toni da un colore più chiaro a un colore più scuro e si vedono maggiormente anche i dettagli. La mia tavolozza vado ad aggiungere il rosso e mescolandolo con il giallo inizio a dipingere un pochino il terreno, quindi do un fondo. E anche qui cercherò poi più avanti di andare a sfumare il fondo di questo colore aranciato per poter avere un passaggio intermedio. Quindi il terreno più in lontananza sarà più chiaro rispetto a quello visto in primo piano. Inserisco altri elementi nella composizione, quindi altri alberi. Ricreo l'effetto del fogliame a terra utilizzando il pennello a ventaglio e lo muovo un po' in tutte le direzioni. Faccio la stessa cosa ovviamente anche per il fogliame degli alberi. Cambio di nuovo il pennello e riprendo di nuovo quello con le setole corte, quello piatto, e mi dà la possibilità di rendere il tutto un po' più corposo. C'è da dire però che questa non è una pittura prettamente materica. Allora vado ad inserire qua e là delle macchie più chiare, quindi giallognole, un po' giallognole e poi più tardi anche più bianche, per
poter andare in qualche modo a frastagliare tutto questo rosso e ricreare l'effetto appunto delle foglie, l'effetto dei cespugli. Prendo di nuovo il pennello con la punta sottile e mi concentro un pochino di più sui dettagli, quindi ripasso i rami, ne disegno altri, a terra. La pratica di questa tecnica porta alla consapevolezza di quello che si vuole rappresentare, di ciò che vogliamo mettere in primo piano e ciò che invece vogliamo rimanga solamente sullo sfondo. Allora, fatemi sapere sotto nei commenti se questa tecnica vi piace e se pensate che questo video vi possa tornare utile. Noi ci vediamo alla prossima su Arte da 1005. Ciao!